Ragazzi e ragazze, buongiorno. Siamo di nuovo qua per andare a preparare un'altra ricetta insieme. Cosa andiamo a preparare oggi? Oggi andiamo a preparare un'altra cosuccia carina per San Valentino, che io le sto preparando per San Valentino da mettere sul canale, ma ovviamente, come vi ho scritto già anche nel post di quelli dolci, diciamo, nelle lettere d'amore dolce. Vi ho detto che comunque l'amore è tutto l'anno, è 365 giorni l'anno, quindi io li sto facendo per l'evento, ma ovviamente è bello andare a festeggiare queste cosucce anche il giorno quando abbiamo voglia di fare una coccola al nostro partner, oppure quando è l'anniversario, quando è un giorno particolare, abbiamo bisogno di fare una coccola in più. Sono belle cose da andare a preparare comunque anche in queste giornate, non solo nelle giornate stabilite da un calendario. Perché l'amore è 365 giorni all'anno. Chiudiamo parentesi. Come vi ho detto, abbiamo fatto le lettere d'amore dolci, i biscotti, lettere d'amore dolci. Oggi andiamo a fare la versione salata, che si chiameranno sempre biscotti, lettere d'amore, versione salata. In pratica è sempre una frolla, però salata, e la andiamo a farcire ovviamente in maniera salata, cioè molto semplice. Allora, la frolla la facciamo noi, non si va a comprare nessun tipo di rotolo, assolutamente non esiste. La prepariamo noi, che è una cosa molto semplice, e andiamo a preparare questo che io direi un antipasto. Se la sera di San Valentino non si può uscire, ancora tutto chiuso, ancora tutto sigillato, non possiamo andare a farci una cenetta romantica. Per quella sera o per le sere successive o per il sabato prima e sabato dopo, quando avete voglia di fare una bella seratina per il vostro partner o la vostra partner, perché cucinano anche i maschietti, potete utilizzare questi come antipasti. Allora, le dosi vi dico sono le seguenti, poi per la quantità io direi più o meno ne usciranno come quelli dolci. Devo ancora creare la cartella in playlist San Valentino, aspetto di avere 3 o 4 ricette, poi creerò la lista, la cartella in playlist. Così poi voi andate in playlist, trovate la cartella San Valentino, fate prima di trovarle tutte quelle dedicate. Allora, gli ingredienti sono 200 g di farina zero, mezzo cucchiaino di sale fino, 25 g di formaggio grattugiato, 80 g di burro e un uovo. Questi sono per rifare il nostro impasto. Per la farcitura io ho pensato cotto Edamer per i bambini e Edamer e speck per gli adulti, così c'è quel che è defumicato che piace di più. Siccome qua lo speck i bambini non lo vogliono, andiamo a fare cotto anche per loro, perché è giusto anche loro, è un amore anche loro eterno. Quindi è giusto anche loro che mangiano questi biscottini lettere d'amore salate. Questi sono gli ingredienti. Ovviamente la farcitura potete sostituirla e metterci tutto quello che volete, fatemi sapere le vostre varianti e come le avete fatte. Io andrò a preparare l'impasto adesso insieme a voi con Monsieur Cuisine. Chi non ha Monsieur Cuisine ovviamente può andare a utilizzare la planetaria o addirittura impastare a mano. Io faccio con lui perché è il mio braccio destro e mi aiuta in questo. Ora andiamo semplicemente a mettere nella nostra base la farina, i nostri 200 grammi di farina che abbiamo detto prima, mettiamo il formaggio grattugiato. Ci aiutiamo con la paletta, così vogliamo bene a modo. Poi il sale, io ho detto mezzo cucchiaino, perché comunque abbiamo il formaggio anche, poi dentro il salume, il formaggio, quindi poi diventa troppo salato. Chiudiamo la base, andiamo a fare mescolare questi tre ingredienti tra di loro e impostiamo semplicemente 10 secondi a velocità 5. Andiamo a aprire la nostra base, con la paletta scendiamo tutto intorno nella nostra caraffa. Adesso andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti, così si vanno tutti ad amalgamare bene insieme. Ecco qua, in questo modo. Ora aggiungiamo l'uovo e i pezzettini di burro che io li ho tirati fuori circa 10 minuti prima e li ho tagliati a cubettini. Questi sono i nostri ingredienti. Ora vediamo se è sufficiente per far sì che si amalgama, se no andiamo a vedere cosa andiamo ad aggiungere. Chiudiamo e facciamo 30, ta 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 ta, no, facciamo 40 secondi a velocità 4.
Trascorso il tempo, andate ad aprire. Allora, io ho aggiunto un secondo uovo, quindi guardate, se vedete che è tutta farina mischiata tra di loro, aggiungete, dipende dalla grandezza dell'uovo che si utilizza. Siccome i miei erano uova medie, ne ho aggiunti due, in totale due ne ho usate, scusate, ne ho aggiunto uno, per un totale di due uova. Quindi ricordatevi negli ingredienti che io poi sotto in descrizione troverete scritti, io vi metterò due uova medie. Se andate a utilizzare delle uova grandi, mettetene uno, poi vedete se avete necessità di metterne un altro, mettetene uno piccolo però, perché due grandi poi sono troppi, poi bisogna andare ad aggiungere dell'altra farina, Ho messo due uova perché uno era, infatti mi sembrava che i liquidi non erano, però sai, il burro inganna a volte il burro inganna perché diceva, beh, poi col burro si va a amalgamare, invece non era sufficiente, quindi abbiamo messo due uova. Ora andiamo a trasferire il composto in un piatto e torno qua. Ecco qua il nostro composto del nostro impasto, è bello morbido, poi quando lo andiamo a lavorare, se abbiamo bisogno, utilizziamo un po' di farina sul banco, Ora andiamo a fare semplicemente un panetto lavorando con il dorso della nostra mano. Lo lavoriamo un po' e otteniamo un semplice panetto. Ecco qua, vedete? Ora prendiamo la pellicola. Lo avvolgiamo nella nostra pellicola. E lo andiamo a fare riposare un 20 minuti, il tempo che andiamo a pulire il monsieur cuisine, a sistemare le altre cose e a preparare gli altri ingredienti che ci serviranno. Ecco qua, facciamo un semplice giro, un altro po' perché così siamo sicuri che non entra l'aria da queste due parti dove abbiamo chiuso, quindi facciamo un altro mezzo giro così, così siamo sicuri che il nostro panetto non percepisce dell'aria. Una cosa utile che vi servirà è il cartoncino come abbiamo usato per quelli dolci, cartoncino 10x10 che ci servirà per fare le misure per poi andare a utilizzare per i ritagli. Chi ha visto i dolci sa che ho utilizzato questo, un bel quadretto di cartoncino pulito 10x10. Eccomi qua che ho preparato tutto il nostro impasto, il nostro mattarello, ho messo la rondella a 2 mm per poter andare a tirare tranquillamente, vediamo se va bene 2 mm, se no vado a mettere quello da 3, dovrebbe essere questo. Come sapete adesso utilizzo questo e mi trovo magnificamente bene. Tiriamo fuori il nostro impasto dalla pellicola e andiamo a fare questa prova. Ah, vediamo come vengono fatti i salati, non li ho mai fatti, come non avevo mai fatto i dolci, non avevo mai fatto nemmeno i salati. Allora, per prima cosa tagliamo un po' di impasto perché non lo tiro tutto insieme, ma lo lavoro un po' alla volta, così lavoriamo meglio, riusciamo a lavorare meglio senza fatica. Se abbiamo necessità prendiamo un po' di farina, io un pochino ce la metterei, meglio prevenire. Così, poi ci mettiamo sopra il nostro panetto e andiamo ad aggiungere un altro pochino. Ecco qua, tanto un po' di farina non fa niente e non ci rovina nulla. Mettiamo un po' di farina anche qua, lo scorriamo nel nostro mattarello. Ah, ecco qua. Ora andiamo a semplicemente a tirare. Io da quando ho questo mattarello mi piace tirare tantissimo col mattarello. Perché proprio si tira bene, sarà anche la dimensione del diametro che ha, bello largo, confronto quello piccolino che usavo io, ma mi trovo magnificamente. Vedete, voi non avete più il pensiero dello spessore, perché fa tutto lui dandogli la misura che deve tenere. Voi quando siete arrivati alla misura, ovviamente l'impasto non si tira più, rimane fermo a questo diametro e direi che va benissimo. Ora mettiamo un po' di farina qua, che facciamo come l'altra volta che si era attaccata la pasta, lo andiamo a appoggiare sopra, vi ricordo 10x10, andiamo a tagliare intorno per creare la nostra forma che ci serve. Tenetelo stretto, ecco qua, lo solleviamo
come vedete stavolta è venuto via bene. Questo lo lasciamo da una parte. Ora lo mettiamo a forma di rombo, perché ci serve a forma di rombo, così poi noi andiamo a chiudere e rimane metà aperto. Se lo andate a tenere a forma di quadrato non riuscite. Quindi mettete la forma di rombo. Poi io ho preso tutte le cose confezionate, perché io le tengo sempre in casa pronte all'uso e non ho bisogno di tenere le cose fresche, che poi se non si mangiano vanno male, eh. Quindi io prendo sempre queste confezioni comode. Quando ne ho bisogno so che ce le ho, se non ne ho bisogno so che durano confezionate per un po' di tempo. Allora, mettiamo due pezzettini, lo facciamo a pezzettini perché così si riesce a chiudere meglio. Poi mettiamo un po' di speck. Allora, ovviamente lo speck io ho preso quello light, con il 30% di grassi in meno. Chi mi segue nel gruppo sa che io utilizzo questo. Allora, prendiamo le forbici a uso esclusivamente alimentare, come sapete io ce le ho e le uso solo per alimentare, così mi trovo comodo, io taglio un pezzettino di speck e lo metto là, vedete? Ora andiamo a chiudere prima i laterali. Quando abbiamo chiuso bene i laterali, andiamo a metterci sopra questo e fate in modo che aderisca bene, 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 bene. Ora che cosa ci mettiamo qua sopra per decorare? Non possiamo mica metterci gli zuccherini dolci, i cuoricini dolci, ma non si può col salato. Allora ci andiamo a mettere qualcosa di salato. In questo caso usiamo questo cuoricino, che io lo sapete, questo l'ho comprato per fare i biscotti, però lo utilizziamo anche per fare questa cosa qua. Prendiamo là un pezzo di speck, vediamo se riusciamo a fare la forma. Speriamo che ci riusciamo a farla. Il problema è quello. Riuscire a tagliarla, se no facciamo quella con il cotto. Forse ci conviene fare quella con il cotto, perché lo speck è un po' più duro da tagliare. Il cotto l'ho preso fresco, vedete? Il cotto l'ho preso bello fresco. Ora prendiamo una fettina di cotto, vediamo se riesco a tagliarlo da qua sopra, perché il cotto sono sicuro che si taglia meglio. Guardiamo, dovrei riuscirci. Ecco, vedi? Con il cotto si riesce perché si sa che lo speck è più duro. E lo andate a applicare qua. Ecco qui il nostro sacottino, il biscotto lettere d'amore, versione salata. Ci mettete cuoricino di prosciutto o un prosciutto mortadella, che sono più facili da tagliare perché lo speck, il crudo, la pancetta sono più difficili da andare a tagliare, eh. Ora lo mettiamo nella nostra teglia, ne andiamo a fare un altro insieme, così vi faccio vedere un altro, poi li vado a preparare tutti io. Niente, preparo prima l'impasto, allora vediamo se riusciamo a farne uno in extra mix così veloce. Sì, ce la faccio, così non vi tengo troppo qua. Eccoci qua, mettiamo di nuovo il nostro quadrante. Andiamo a ritagliare tutto intorno, cominciate poi voi dal lato della vostra comodità, eh. Io lo faccio dalla comodità mia. Tenete premuto e fate in modo che si venga formato il quadrato di cui abbiamo bisogno. Ora togliamo via la pasta in eccesso, che la lavoriamo dopo per preparare gli altri. Mettiamo sempre a forma di rombo, come vi ho detto. Mettiamo dei pezzettini di formaggio. Io in questo caso ho usato l'Edamer. Potete usare quello che volete, l'importante è che sia di pasta dura, Edamer, filante, la scamorza quella stagionata a fettine, che si trovano confezionate così, non quelli freschi, non mozzarella fresca, non scamorza fresca, non gorgonzola, se no un casino fa, eh. Allora, mettete un po' di formaggio così a pezzettini, ora ne facciamo uno col prosciutto cotto e io vado sempre a tagliare con la forbice, così riesco a mettere una bella fetta doppiata in questo modo, così qua la facciamo vedere, così sappiamo che è prosciutto cotto per i bambini. Uno lo fa vedere, ecco qua, e c'è quell'altro venuto che non si vedeva niente. Chiudete, fate in modo che aderisca bene, 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 deve aderire benissimo. Ecco qua. Quando ha aderito bene, prendiamo di nuovo il cuoricino e andiamo a fare un altro cuoricino a forma di prosciutto.
Niente, si è rotto. Allora, andiamo qua. Ecco qua, ce l'ho fatta stavolta. Lo andate ad applicare qua sopra e lo fate aderire delicatamente. Ecco qui, guardate. Ecco, ora andiamo a riempire la teglia, poi torniamo qua che vi aggiorno per la cottura. Ecco qui la nostra prima teglia pronta ad andare a cuocere. E andiamo a cuocere a 180 gradi, piano centrale, per chi ha la doppia resistenza. Per chi ha solo una resistenza a forma di fornetto, fate sempre 180 gradi, ma piano basso. La stessa cosa, 180 gradi, anche per le friggitrici a cassetto. Per le tempistiche ci aggiorniamo. Io vado a preriscaldare un paio di minuti, dovete farlo anche voi. Dopo sono passati questi 2 o 3 minuti, andate a inserire. Poi torno qua che vi dico le tempistiche. Anche la seconda cottura, 10 minuti, sono pronti i nostri biscotti lettere d'amore versione salata. Guardate che belli e sono cotti perfetti davanti, sono così, di dietro sono così, senza andare a girare. Ovviamente chi ha la friggitrice con una resistenza, se ha necessità di prolungare il tempo, prolungatelo, però una decina di minuti dovrebbero essere, se noi 10, voi massimo 12, ecco, giusto un paio di minuti in più. Sono tutti cotti, ora andiamo a assaggiare uno, prendo uno di quelli un po' più raffreddati, questi qua, perché questi sono dell'ultima cottura, e andiamo a assaggiare insieme questa delizia, queste lettere d'amore. Buono. Allora, l'impasto è perfetto, si sente perfettamente il sapore del formaggio grattugiato che abbiamo messo all'interno, quindi veramente buono, friabile, non è per niente duro, guardate, proprio molto friabile, per niente secco, non è venuto né secco né duro, poi il cuoricino è scattato, proprio molto bello morbido. Brucia, è morbido ragazzi, eccezionale. Allora, buono, ne vengono 11 pezzi, se fate le dimensioni 10x10 del quadretto, 11-12 pezzi, più o meno la media è questa, ed è lo spessore di 2 mm, ovviamente più fate spessore meno ne vengono, più fate grandi meno ne vengono, lo sapete, no? Allora, vi lascio sito sotto tutti gli ingredienti, i tempi di cottura che ho utilizzato io e più o meno i vostri che saranno un paio di minuti in più al massimo, non c'è tutta questa differenza. Poi sotto troverete anche i miei canali dove mi potete seguire, contattare, iscrivervi, iscrivetevi al canale che è completamente gratuito, vedere video è completamente gratuito, in basso a destra c'è una campanella dove c'è scritto iscritto, iscritta, cliccate, attivate le notifiche, così ogni volta che pubblico un video vi arriva direttamente la notifica sul vostro dispositivo e non andate a perdere i nuovi video se vi interessano, vero Raki? Di anche la tua, giusto Raki? Così non perdono i video, no? Giusto? Che dici? Sì, avete sentito? Anche lui ha detto così. Bene, dovete andare a cliccare così non perdete i video. Poi avete i miei canali dove mi potete contattare, iscrivervi, scrivermi. Io per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Portate pazienza perché siete in tanti tra Instagram, YouTube, la pagina e tutto il resto. Poi fatemi sapere se li fate questa versione, se cambiate ripieno. Sono curiosa di sapere i vostri gusti e soprattutto se vi sono piaciuti. Detto questo, io e Lucky vi salutiamo. Alla prossima!